grande spettacolo nel quarto e penultimo round del campionato e-bike cross organizzato questa volta dal motoclub Wallaby Tex sul bellissimo circuito di Bovolenta. Circa 700 metri del tecnico tracciato veneto hanno messo alla prova i partecipanti che hanno dovuto fare i conti con dossi, panettoni ed impegnativi tratti di bups. Benvenuti a Bovolenta, un piccolo comune che sta ospitando questa meravigliosa manifestazione del campionato nazionale di bike cross. Abbiamo una pista stupenda che già viene utilizzata più volte per il motocross e siamo contenti di ospitarvi perché lo sport è importante, lo sport è vita. Grazie. Sono Roman, amministratore delegato e socio Fantic. Stiamo lavorando molto nell'ambito delle e-bike, dove abbiamo sviluppato una gamma completa e che ci permette di essere molto competitivi in tutte le attività sportive del mondo e-bike. Sono entusiasta di questa partecipazione a questo campionato col nostro amico Roberto Fabris, che sta ottenendo risultati veramente eccezionali. Ci dispiace che il coronavirus stia condizionando un po' tutta la partecipazione e gli spettatori, ma io penso che in futuro questo campionato saprà avere un grossissimo successo, perché è molto simpatico, si vedono i piloti che diciamo esprimono anche dei contenuti tecnici ed atletici molto importanti, per cui ritengo che possa essere un campionato che in futuro avrà un buon successo. Ed eccoci al via del AX1, riservata alla Under e Over 35, più anche il campionato femminile. Abbiamo visto velocissimi Andrea Pignotti e Andrea Ferrari, ma attenzione, insieme a loro c'è anche Roberto Fabri, che è già in seconda posizione. Ecco le immagini per Andrea Ferrari, che fa vedere tutto il suo estro tecnico sulle VUPS, mentre in fuga in questo momento c'è Andrea Pignotti. Quarta posizione per l'inquadrato Fabrizio Bartolini, mentre vediamo il duello per la prima posizione tra Andrea Pignotti e Roberto Fabri, che ricordiamo sono di due classi differenti, under e over. Ancora duelli con nel frattempo Andrea Ferrari, che prova a ridurre il suo svantaggio, e arriva l'attacco di Roberto Fabri, che passa in prima posizione in sella alla sua Fantic. Ecco, vediamo intanto Andrea Ferrari nel tratto dove riesce a fare la differenza, esce fuori la sua esperienza di downhill pump track. Vediamo ora il sorpasso avvenuto su Andrea Pignotti, mentre inquadrato in quarta posizione è un grande Comastri su SVM, mentre problemi per Fabrizio Bartolini, che abbiamo visto inquadrato. Il tutto lascia la strada spianata per Roberto Fabri, che va a vincere in sella alla sua Fantic. Seconda posizione per Andrea Ferrari e terza posizione per Andrea Pignotti. Il via di gara 2 con Andrea Pignotti al comando ed in seconda posizione Roberto Fabri. Eccoli inquadrati, sfila tutto il gruppo, occhio dietro perché sta arrivando Andrea Ferrari, mentre c'è anche Christian Comastri che inizia il suo recupero. Ecco i tre rider inquadrati, abbiamo visto anche Fabrizio Bartolini, dettaglio anche su Bicio. Mentre ecco Andrea Ferrari che è riuscito a prendere il comando su Roberto Fabri. Questo sarà il duello della fase centrale di questa gara 2, mentre incomincia la sua rimonta Fabrizio Bicio Bartolini, che si porta in terza posizione superando a sorpresa Andrea Pignotti, mentre Christian Comastri inizia il suo recupero. Immagini anche per Rosa Galante in gara per la categoria femminile. Ed ecco Christian Comastri, Team Energy, con la sua SVM, che ha recuperato notevolmente lo svantaggio da Andrea Ferrari e Roberto Fabri, addirittura andandoli a superare ed allungando nella fase finale di questa gara 2. Vittoria quindi per Christian Comastri, che va sul gradino più alto del podio di questa gara 2.
Arriva poi Roberto Fabbri, che vince comunque la Over 35, ricordiamo Comastri in gara per la Under 35. Under 35 vinta da Andrea Ferrari. Ed ecco il podio di giornata, la terza posizione di Andrea Pignotti, la seconda posizione di Comastri e conquista la vittoria Andrea Ferrari. Leader di campionato della classe Under 35, Andrea Pignotti. Ciao a tutti, sono il vincitore dell'Under 35 di oggi, qui a Bovolenta. È stata una bella manifestazione, una bella gara, il tempo ha retto, la pista era molto bella, adatta al mio stile di guida e sono riuscito a fare una buona prestazione. Ti volevo ringraziare tutte le persone che mi sono dietro e soprattutto Fanti Krent e Bianchini che mi danno la bici. Grazie a tutti. Il podio anche per la Over 35, terzo Enrico Giorgiutti, secondo il velocissimo Roy Pieri e leader di campionato è ancora lui, Roberto Fabbri. Sono Roberto Fabbri e anche oggi la gara per fortuna è andata bene, la vittoria è stata portata a casa. Ringrazio Fantic come sempre per avermi fornito il mezzo al top e l'organizzazione per aver allestito tutta la gara in maniera egregia. Speriamo nelle prossime edizioni i partecipanti crescano e che il livello rimanga sempre alto come oggi. Premio speciale Under 17 per Andrea Ferrari e andiamo a vedere anche gli altri vincitori di giornata. La Over 60 viene vinta da Enrico Giorgiutti, mentre la Veteran da Romano Vicini. Un altro podio per la Over 50 con Giorgiutti ancora leader e poi andiamo alla classe femminile vinta da Rosa Galante su Fantic. Ciao, mi chiamo Rosa Galante, è la mia prima esperienza in assoluto, vincitrice della quarta edizione Bike Cross. Mi sono divertita tantissimo, ci tornerò ancora, organizzazione perfetta, pista fantastica, non me l'aspettavo e sono stata da Dio. Grazie a tutti e a tutta l'organizzazione, grazie a tutti, grazie. Anche a Bovolenta la classe EX Open riservata ai mezzi con potenza praticamente illimitata. C'è ancora Riccardo Boschi, che ricordiamo è leader di campionato, mentre abbiamo visto Romano Vicini che era partito a tutta ma ha avuto un problema tecnico. Anche qui due gare, Riccardo Boschi conquista la seconda posizione in gara 1 ma vince gara 2. Ed ecco il podio di giornata con la terza posizione di Romano Vicini, la seconda di Mario Ciani ed il vincitore nonché leader di campionato Riccardo Boschi. Oggi è andata bene, la seconda, la prima ho finito secondo e nella seconda, grazie anche a un piccolo problemino che ha avuto il primo, sono riuscito a vincere, quindi mi sono divertito, pista bellina, bella bella veramente. E secondo me è più adatta alle bike che alle moto, perché anche veramente le curve, tutte delle piccole curve paraboliche che si facevano bene in bici, sicuramente e divertenti. E niente, organizzazione perfetta, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao. Oggi una bellissima manifestazione qui a Bovolenta con le Bike Cross, la promozione di questo nuovo sport. Speriamo che un giorno arrivi questo sport, ma si possa arrivare anche al mini cross, al motocross, al supercross, chi lo sa mai. Penso la manifestazione è riuscita benissimo, abbiamo dato il massimo con tutto lo staff, con tutta l'organizzazione. Ci abbiamo messa tutta, un arrivederci ai prossimi anni, ai prossimi eventi, e forza al motocross, alle Bike Cross e un grazie alla Federazione Motociclistica Italiana. E dopo aver sentito ai nostri microfoni Fabio Tessari, l'appuntamento sarà il 10 ottobre a Boves in provincia di Cuneo per l'ultimo round di campionato. Che vinca il migliore, sempre! Offroad Pro Racing, niente come esserci!